Sono in chetosi, ma non perdo peso. Come mai? Ecco la spiegazione. Ciao, sono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore in ambito dieta chetogenica. E oggi voglio rispondere a una domanda che capita spesso nelle mie community di Vivere in Chetogenica su Facebook e sul mio canale YouTube come commento, che è quella di perché, nonostante lo stato di chetosi, non a un certo punto si smette di perdere peso, anche se effettivamente magari mancano ancora diversi chili da perdere rispetto ai programmi che bisogna raggiungere. Ora, questa è una domanda che mi permette di fare chiarezza su che cosa? Sul concetto di chetosi, che è un concetto che viene spesso frainteso perché non è un'equivalenza diretta essere in chetosi e dimagrire. Cioè, lo stato di chetosi è condizione necessaria per fare la dieta chetogenica, ma non sufficiente per dimagrire. Perché? Perché è necessario anche non solo un ambiente ormonale particolare per il dimagrimento che instauriamo con la chetogenica, vale a dire presenza di chetoni nel sangue, vale a dire insulina e glicemia che rimangono piuttosto stabili e piuttosto basse, vale a dire glucagone, che è un ormone antitetico all'insulina, che rimane un pochino più alto, adrenalina che rimane un pochino più alta e così via. Ma abbiamo bisogno anche di un qualcosa che sia legato al deficit calorico, quindi a un abbassamento comunque dei nostri livelli di introito calorico rispetto a quelli che consumiamo, almeno ipoteticamente, nel nostro quotidiano. Ed ecco perché non sono un grande fan delle diete chetogeniche senza pesare gli alimenti, perché certo possono funzionare in una prima fase, in una fase dove c'è molto peso da perdere, c'è molta acqua da perdere, che è la prima che viene persa nella prima fase di ingresso in dieta chetogenica. Ci sono quindi molti chili, c'è un contrasto rispetto a quello che facevamo con magari pizza, birre, alcolici, e un sacco di carboidrati, tanto disordine, dolci, che certamente anche senza pesare gli alimenti, ma usando alimenti keto friendly, certamente dà un risultato. Ma a un certo punto dobbiamo fare i conti con questa cosa, con le calorie totali che introduciamo e con quindi questo, tra virgolette, problema del gestire anche l'introito calorico. Quindi io ho pazienti, per esempio, che sono in chetogenica per problematiche di salute, quindi per controllare certi stati di epilessia, emicrania, diabete 2, ok? E così in questo stato rimangono costantemente. Ora, queste persone non perdono costantemente peso, anzi non ne devono neanche perdere magari sono persone che sono venute da me già normopeso o addirittura in una condizione già di tutto sommato magrezza, una condizione di percentuale di grasso molto buona. E dunque non era certo mia intenzione e non è certo mia intenzione usare la chetogenica per far perdere ulteriormente peso a queste persone. Ma a queste persone devo garantire uno stato di chetosi costante e magari anche a certi livelli di millimoli nel sangue per ottenere un risultato, diciamo, per gestire la patologia che c'è. Ora, queste persone quindi sono in chetosi, ma mangiano quantitativi di cibo piuttosto importanti che consentono loro di rimanere a quel peso o comunque magari addirittura anche salire di peso. Ci sono persone che possono anche salire di peso, seppure è molto complicato in chetogenica rispetto ad altre diete ingrassare, si può, esagerando con le calorie, anche salire di peso con la chetogenica. Quindi non possiamo prescindere dall'introito calorico per ottenere risultati in termini di dimagrimento, soprattutto passato il primo periodo di adattamento alla chetogenica, che vogliamo ottenere. Ok? Quindi non è matematico essere in chetosi e nel contempo anche dimagrire. Questo è un concetto che deve essere molto chiaro. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Se hai qualche commento su questo tema, scrivi qui sotto e ti risponderò nel più breve tempo possibile. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, condividilo anche con i tuoi amici e con tutte le persone che ancora hanno qualche ambito di confusione su questo tema molto molto importante. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.